Onorevole Camazzetti, abbiamo parlato di sostenibilità e di transizione ecologica, che appunto siamo, lei che viene anche dalla COP27, quindi ha avuto un po' il polso della situazione. Intanto dobbiamo premettere che la sostenibilità deve riguardare tutti i settori della nostra vita, sia personale che aziendale, che professionale, che politica, questa è la cosa fondamentale. Siamo, diciamo, dal punto di vista nazionale, credo che siamo a un punto molto alto rispetto a tante altre nazioni e soprattutto continenti. Come diceva lei, sono reduce da COP27, che devo dire è sempre un approfondimento importante, ma questa volta, almeno è la seconda che faccio io, è stata un po' deludente perché ho sentito tanta filosofia, tanta demagogia, l'elenco di tanti problemi che ormai conosciamo da tanti anni, ma poi non abbiamo fatto di concreto qualcosa di risolutivo. Il nostro paese, l'Italia, è all'avanguardia su tante tecnologie, su tanti impianti, soprattutto al centro-nord però, e dobbiamo sviluppare in tutto il paese, ma soprattutto per la transizione energetica è fondamentale un piano nazionale, ma anche europeo per la transizione energetica, ma soprattutto il nostro paese deve essere adeguato ad essere alternativo in tanti settori, ma soprattutto dobbiamo avere la capacità di essere autonomi da altri paesi, altrimenti ci troviamo in queste condizioni. Per cui fondamentale il mix energetico con meno burocrazia, tagliando tanti passaggi, questo è fondamentale, e soprattutto costruendo una visione di futuro del nostro paese.